rimasta nella storia come protagonista nel 1956 di una grande tragedia del mare, gestita però con esemplare professionalità. Ma prima ancora, l'Andrea Doria, transatlantico della Società Italia di Navigazione, è stata un simbolo della rinascita dell'Italia del secondo dopoguerra, e in particolare della città di Genova, dove la grande Ansaldo, che durante il conflitto aveva dato lavoro a migliaia di operai grazie alle produzioni belliche, era alle prese con 4.000 licenziamenti e scelse una faticosa riconversione industriale alla cantieristica navale. Una mostra al Galata, Museo del Mare di Genova, racconta questa storia. I cantieri avevano oltre 30.000 operai che per lo più avevano lavorato durante la guerra alla fabbricazione di esplosivi, di armi, di cannoni, e c'è la necessità di riconvertire, e la riconversione che viene progettata è proprio quella di far passare l'Ansaldo dal militare al navale. E praticamente la costruzione dell'Andrea Doria, che viene tra il 50 e il 52, è il primo segno di questo passaggio. In un clima sindacale molto pesante, con la minaccia dei licenziamenti, ma nonostante questo la collaborazione tra operai, maestranze, tecnici e dirigenti del cantiere farà in modo che questa nave venga davvero molto bene, anzi sarà considerata la nave più bella del suo tempo. Quando viene fatto il viaggio inaugurale, qual era la rotta e qual era soprattutto la clientela di questa nave? Il viaggio inaugurale è un viaggio di prova ed è una crociera nel Mediterraneo, Gibilterra e Portogallo, e siamo praticamente nel Natale del 52. Il primo vero viaggio è verso gli Stati Uniti. La rotta alla quale l'Andrea Doria è destinata è la rotta Genova-New York, una rotta di 9 giorni e che deve così, diciamo così, ricomprendere una clientela molto allargata. Si va dagli emigranti, agli studenti, ai primi turisti, ma anche al jet set internazionale. Ed è il motivo per cui da Genova si parte, si va a Cannes prima, dove si raccolgono gli americani in vacanza in Provenza, e poi si ci dirige a Napoli, dove si raccolgono altri turisti che visitano Roma e Napoli. E quindi, dopodiché, si ci inoltra dentro l'Atlantico. È una nave che porta 1.700 persone circa, di cui quasi 600 di equipaggio, e gli altri sono divisi in 3 classi. 3 classi che comprendono anche una grossa percentuale di emigranti, ma rispetto al passato c'è un fortissimo, diciamo, decollo delle condizioni di vita a bordo. Anche la 3ª classe ha la sua piscina, ma soprattutto alcune cose sono curatissime, come per esempio il cibo. C'è una vera e propria politica da parte della Società Italia di prendere per la gola il turista e il turista di qualità attraverso un servizio assolutamente ineccepibile, che è quello dei grandi alberghi e della cucina più qualificata a livello italiano. Dal 52 al 56, 4 anni di vita scarsi e poi l'incidente. Nella notte del 25 luglio 1956, a poche ore dall'arrivo a New York, lo Stockholm, una motonave uscita da New York, entra in collisione con l'Andrea Doria. Praticamente lo colpisce proprio sotto il ponte di comando, e la situazione diventa subito drammatica. La nave si inclina prima a 20 e poi a 30 gradi, la metà delle scialuppe non può essere calata in mare, la nave è praticamente perduta. C'è una lotta disperata da parte dell'equipaggio guidato dal comandante Calamai a salvare i passeggeri e a tenere la nave il più a lungo possibile sul galleggiamento. La nave rimane in galleggiamento e tuttavia il problema è il salvataggio delle persone a bordo. Come avviene? Il salvataggio è considerato da tutti gli storici il più grande salvataggio avvenuto in mare aperto, perché oltre 1650 persone nel giro di 3 ore vengono praticamente portate via dal Doria che sta affondando. Gran parte del merito è dell'equipaggio, direi che c'è sicuramente una grande componente dell'aiuto che viene ricevuto dall'Andrea Doria nelle ore immediatamente successive. In particolar modo una nave si distingue, è l'Île de France, una nave francese che torna indietro, era spostata 45 miglia più a est, ma torna indietro per dare soccorso, si posiziona a fianco all'Andrea Doria e permette con le proprie scialuppe, le scialuppe del Doria, di imbarcare a quasi 1 migliaio di persone a bordo.
Quante sono le vittime dell'incidente? Le vittime sono 46 a bordo del Doria e 6 a bordo della nave investitrice Stockholm. Quasi tutte muoiono durante l'impatto, in parte per il colpo e in parte perché rimangono in cabine che vengono immediatamente allagate in seguito all'entrata, allo speronamento da parte della nave. Ma la maggior parte di queste persone sono italiane e sono viaggiatori di classe turistica, cioè fondamentalmente migranti che stavano recandosi negli Stati Uniti. Piero Calamai, il comandante dell'Andrean Doria, fu all'altezza dell'evento? Assolutamente sì. Io direi che è proprio merito suo che rimane ininterrottamente a bordo della nave, sul ponte di comando, parla con tutti, dirige le operazioni, sia di macchina, sia di coperta, sia con le scialuppe che vanno e che vengono, ha un ruolo decisivo. È lui che prende le decisioni più difficili, quali quella appunto di perdere la nave ma di salvare i passeggeri. E questo suo approccio in qualche modo gli può essere solo riconosciuto ad anni di distanza, perché peraltro lui si prese buona parte delle colpe durante il processo, permettendo di fatto alla compagnia Italia di andare a un aggiustamento delle situazioni e attraverso questo sacrificio in pratica la questione assicurativa venne chiusa in tempi molto rapidi. Il guaio è che su questa vicenda, che è una vicenda direi molto importante per quanto riguarda il ruolo degli italiani, il ruolo dei marinai italiani che fu splendido in una notte di grandi sacrifici e di veri atti di eroismi, loro, sia il comandante sia il suo equipaggio, ne pagò le conseguenze e in particolare il comandante Piero Calamai non ebbe mai più un comando di una nave e morì direi anche di tristezza riguardo a questa questione. Dopo il naufragio dell'Andrea Doria, negli anni 60 la società Italia di Navigazione, a capitale e gestione pubblica, costruì due enormi navi transatlantiche, la Michelangelo e la Raffaello, sovradimensionate rispetto alle esigenze di un mercato ormai al tramonto, sconfitto dall'esplosione dei collegamenti aerei. Una scelta antimercato che porterà presto la compagnia a cessare le attività e riconvertirsi al traffico merci.